scelta condivisa per il Colle, ma la proposta di fermare le riforme è irricevibile. Matteo Renzi risponde così a Berlusconi, che chiedeva di chiudere prima un accordo sul nome per il Quirinale, dove arriva anche il no della Lega ad Amato. Sono due piani distinti, dice il Premier, che torna a polemizzare con la Camusso. Pensa solo allo sciopero, ma non ci fermerà, dice Renzi. Poi definisce gli imprenditori eroi. La replica del segretario: i veri eroi sono i lavoratori. È orrore in provincia di Ragusa, ha trovato morto Andrea, il piccolo di 8 anni, scomparso ieri mattina. La madre lo aveva accompagnato a scuola, ma il bambino non è mai entrato in classe. Il corpo senza vita è stato ritrovato a 4 chilometri di distanza. Difficile che li abbia percorsi da solo, dicono gli inquirenti. Ultimo giorno della visita di Papa Francesco in Turchia. Ieri Bergoglio ha visitato la moschea di Istanbul e ha pregato con il Gran Muftì, poi l'incontro con il patriarca ortodosso Bartolomeo. Vi chiedo di benedire me e la Chiesa di Roma, ha detto Francesco inchinandosi e superando le millenarie divisioni tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Vittoria del Sassuolo sul Verona 2-1 e pareggio senza gol tra Chievo e Lazio negli anticipi della 13ª giornata di campionato. E oggi tocca Juventus e Roma, che riprendono la sfida a distanza con due impegni difficili per il bianconeri. C'è il derby con il Torino, i giallorossi ospitano l'Inter di Roberto Mancini e domani c'è Napoli-Sampdoria. Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale della 7. In primo piano la politica, i temi caldi sono sempre le riforme, poi c'è la questione Quirinale. Matteo Renzi impegnato nella corsa a ostacoli tra il Jobs Act, l'Italicum e poi la legge di stabilità, lancia un chiaro avvertimento a Berlusconi, che chiedeva di aprire una trattativa sul Quirinale. Ebbene, in una lunga intervista alla Repubblica, Renzi chiede a Berlusconi di rispettare i patti. Per ora non tratto sul Quirinale, dice chiaramente il Premier, prima bisogna attuare la riforma elettorale. Nell'intervista Renzi lancia anche un bilancio di quanto fatto dal suo governo e dal PD nel 2014, risponde alle critiche della CGIL. Sentiamo. Nessun patto con Silvio Berlusconi sul nome per il successore del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sì invece ad un partito democratico moderno con una nuova disciplina interna e lotta su tutti i fronti, alla politica della Lega Nord lepinista targata Matteo Salvini. Il Premier Matteo Renzi ancora una volta gioca la carta dell'ottimismo e del cambiamento. Prima parla agli italiani attraverso un videomessaggio, poi conferma tutto in un'intervista alla Repubblica. Sul Presidente del Consiglio, replica Berlusconi, che al Corriere della Sera aveva detto prima si concorda e si elegge il Presidente della Repubblica, poi si approva l'Italicum. Niente di tutto ciò, risponde Renzi, non esiste, l'Italicum è in aula a dicembre e lui si è impegnato con noi a dire sì al pacchetto con la riforma costituzionale entro gennaio. Io resto col patto, poi ci occuperemo di eleggere il nuovo capo dello Stato. Io ho un nome unico, Giorgio Napolitano. Fino a quando il Presidente sarà al suo posto non aprirò nessuna discussione. Chiuso il capitolo Berlusconi, Renzi va giù duro anche contro Susanna Camusso. La CGIL pensa solo al suo sciopero e non ci fermerà. La Camusso ieri lo aveva attaccato sugli imprenditori, definiti eroi dal Premier in un videomessaggio alla Conferenza Nazionale dell'Artigianato. I veri eroi sono i lavoratori e il Premier dovrebbe ricordarsi che se gli imprenditori hanno attraversato questa crisi è perché c'erano i lavoratori con i loro sacrifici. La tensione dunque resta altissima tra il governo e i sindacati. Non solo Berlusconi e Camusso, l'equilibrio resta instabile anche all'interno del PD, soprattutto con quella parte di sinistra radicale alla quale Renzi manda messaggi.
messaggi di modernità e cambiamento. Nel PD ci sta chi ne ha voglia, chi minaccia la scissione deve chiarirsi le idee e capire se crede a un partito comunità. La regola dello sgambetto al governo non funziona. Il capitolo polemiche Renzi lo chiude su Grillo e Salvini. Il primo, dice il Premier, è stato rottamato dal PD e le europee hanno segnato la fine del grillismo. Sul secondo, invece, va battuto sul campo per evitare di consegnare il paese alla destra lepinista. Capitolo obiettivi a breve termine, il via libera all'articolo 18 e l'Ilva che potrebbe tornare pubblica per un breve periodo. E nel Movimento 5 Stelle tira aria di scissione dopo il passo indietro di Beppe Grillo, ci sarebbe una nuova ondata, sarebbe per arrivare una nuova ondata di espulsioni. Quella di mercoledì prossimo, 3 dicembre, potrebbe essere ricordata come la giornata delle grandi espulsioni per i 5 Stelle. Il movimento smentisce, parla di speculazioni giornalistiche, ma in realtà proprio quel giorno la congiunta dovrebbe ratificare le due ultime espulsioni, Massimo Artini e Paola Pinna, e metterne in pista almeno altre 16, ma secondo molti il numero potrebbe arrivare fino alla clamorosa cifra di 30. Conti alla mano, ai 16 iscritti nella lista nera per le rendicontazioni non a posto, ma loro assicurano di averli fatti quei bonifici, andrebbe ad aggiungersi un nutrito gruppo di parlamentari dissidenti che in questi giorni ha puntato i piedi contro le espulsioni annunciate, facendo lievitare la cifra degli onorevoli contro. Una questione già annunciata in diverse riunioni, le cui grida, riferiscono in molti, si sono udite fino in strada. Emotività positiva, hanno detto i 5 Stelle, alle prese con una questione etico-amministrativa, le rendicontazioni, ma anche con una tutta politica. La crescita del movimento, la sua trasformazione in partito politico, così come sembra annunciare la scelta del direttorio a 5 decisa da Beppe Grillo. Lui, il leader, dice di essere stanchino, è sempre il nostro garante, assicurano i 5 Stelle, mentre nel movimento si insinua il tarlo della scissione, i parlamentari in odore di espulsione, qualche deluso da Grillo e gli ex, ora al gruppo misto, potrebbero tentare il colpo, contarsi, arrivare a 20 e dare vita a un nuovo gruppo in Parlamento. Grandi manovre in corso, tra queste quella del sindaco di Parma, Pizzarotti, dissidente DOC, che dice il direttorio giusto segnale per l'evoluzione del movimento. E intanto lavora la giornata del 7 di dicembre, Parma, quella dei rottamatori 5 Stelle. È una storia scioccante ancora, tutta da chiarire, che arriva dal Ragusano. Dopo ore di ricerche è stato trovato morto vicino ad un mulino abbandonato il bambino di 8 anni che era scomparso ieri mattina. La madre lo aveva accompagnato davanti scuola, ma il piccolo in classe non è mai entrato. Lo hanno trovato in un canalone di cemento profondo 2,5 metri che costeggia un vecchio mulino abbandonato di Santa Croce di Camerina. Era nascosto dalle canne, ha raccontato un cacciatore, l'uomo che insieme a tutto il paese ha cercato per ore il piccolo Andrea e per primo ha ritrovato il suo corpo. Solo ipotesi per il momento sulla causa della morte fra l'incidente e l'omicidio, fino a quella più atroce della pedofilia. Per avere risposte certe bisognerà attendere gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita oggi. Si indaga intanto sulla dinamica della tragedia. La mamma di Andrea sostiene di aver lasciato il bambino di 8 anni a pochi metri da scuola, ma lui non sarebbe mai entrato in aula. Lo testimoniano le maestre, i compagni di classe e anche le telecamere del sistema di sorveglianza della scuola. L'allarme scatta solo alle 12:30 quando la mamma non lo trova all'uscita. Le indagini si concentrano dunque su quel buco di 4 ore. Non è impossibile ma difficile, osserva il magistrato che conduce l'indagine, che Andrea possa essersi allontanato da solo e aver percorso 4 chilometri a piedi per raggiungere quel posto isolato. Ma è solo una delle tante domande che devono trovare una risposta. E ancora allarme e paura per il vaccino antinfluenzale. Sono salite a 12 le morti sospette, ma il ministro della Salute Lorenzin interviene per ribadire che i primi test hanno dimostrato che non esiste una correlazione diretta tra le morti e la somministrazione del farmaco. Il ministro poi accusa le regioni di ritardi nelle segnalazioni.
I primi test sul vaccino anti-influenzale hanno dato esito negativo. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute, Lorenzin. Rassicurazioni arrivano anche dall'Agenzia del Farmaco Europeo, che ha già aperto un'inchiesta. Non ci sono evidenze, dicono, che suggeriscono un nesso di causalità tra i decessi e il vaccino. Domani a Londra si riunirà l'organismo scientifico di cui fanno parte gli esperti dell'Agenzia Europea, mentre sempre domani la Novartis, che ha prodotto il farmaco sotto accusa, il Fluad, dovrà fornire una relazione su tutti i controlli effettuati sui due lotti già bloccati. Per avere i risultati delle analisi ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità bisognerà invece aspettare ancora qualche giorno, mentre aumenta il numero delle morti sospette, 12 secondo l'Agenzia Italiana del Farmaco. Sempre l'AIFA ha annunciato che in circolazione, oltre ai due lotti sotto accusa, potrebbero essercene altri 4, per un totale di quasi 1.400.000 dosi. Ma dati alla mano, chiarisce l'AIFA, se anche tutte le dosi dei 6 lotti fossero state somministrate, la percentuale dei decessi, 12 appunto, sarebbe pari allo 0,9 ogni 100.000. Nulla, dunque, rispetto agli 8.000 morti che si registrano ogni anno per complicazioni legate all'influenza. Ma ora l'emergenza vaccini rischia di trasformarsi anche in battaglia politica. Ci sono stati forti ritardi nelle segnalazioni da parte delle regioni all'Agenzia del Farmaco, ha detto il ministro della Salute Lorenzin. Immediata la risposta del presidente della Conferenza delle Regioni. Noto con stupore, ha detto Sergio Chiamparino, che il ministro si lascia andare ad uno sport troppo praticato, lo scaricabarile. PD e Forza Italia chiedono alla Lorenzin di riferire in Parlamento. Si conclude oggi il viaggio di Papa Francesco in Turchia. In mattinata Bergoglio parteciperà alla festa del patrono della Chiesa ortodossa, nel pomeriggio poi l'incontro con i rifugiati di Siria e Iraq. Un'altra giornata intensa, dunque, sulla scia dei forti segnali di dialogo lanciati ieri da Francesco, che ha pregato nella Moschea Blu con il Gran Mufti, e poi c'è stato l'abbraccio con il patriarca Bartolomeo. Con l'umiltà e la grandezza di un gesto, Papa Francesco ha fatto fare un salto alla storia millenaria delle divisioni tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Con un inchino davanti al patriarca ecumenico Bartolomeo, Bergoglio ha mandato un messaggio semplice, diretto come nel suo stile, chiedendo la benedizione del patriarca per la Chiesa di Roma. Nella nostra comune fede in Dio vi sono le fondamenta, ha detto, per la ricostruzione del suo tempio, che è la Chiesa. Parole che risuonano come musica nella sede del Patriarcato di Costantinopoli, tenace difensore di un'ortodossia che non ha mai accettato l'autorità del Pontefice di Roma. Sembra sciogliersi nell'abbraccio tra Bartolomeo e Francesco il gelo tra le due chiese cristiane, che prima Karol Wojtyła, poi Josef Ratzinger, con la sua visita qui a Istanbul di 8 anni fa, avevano contribuito a scalfire. Mai prima d'ora, però, la possibilità di un reincontro storico era sembrata a portata di mano come oggi. E questo è il frutto principale della visita di 3 giorni in Turchia di Papa Bergoglio. È anche la ragione principale del viaggio apostolico, poiché si celebra la festa di Sant'Andrea, patrono della Chiesa ortodossa di Costantinopoli. E tra meno di un'ora, dopo aver incontrato il Gran Rabbino di Turchia, Papa Francesco parteciperà alla Divina Liturgia nella Chiesa di San Giorgio, che si concluderà con la firma di una dichiarazione congiunta con il Patriarca Bartolomeo. Prima di lasciare la Turchia, il Papa si incontrerà anche nel giardino della rappresentanza pontificia di Istanbul con una piccola rappresentanza dei rifugiati in fuga dalla guerra in Siria e in Iraq, paesi nei quali tutte le minoranze religiose e quelle cristiane in particolare stanno pagando un prezzo altissimo in sofferenze e in vite umane, all'intolleranza e all'integralismo religioso. La Francia si prepara alle presidenziali. Dopo la parentesi segnata dagli scandali e dalle sconfitte elettorali, torna in corsa Sarkozy e anche Marine Le Pen, leader del partito francese anti-euro e xenofobo, non nasconde di avere mire per l'Eliseo. Intanto benedice un politico italiano, il leader della Lega Salvini. Per salvare la Francia c'è una sola strada ed è quella che porta Marine Le Pen all'Eliseo.
Mentre nelle strade di Lione le manifestazioni contro il Fronte Nazionale degeneravano in guerriglia urbana, il vecchio Jean-Marie apriva il congresso proponendo la figlia per la presidenza. In barba ai maligni, che lo danno in rotta di collisione politica con Marine, il vecchio Le Pen ritiene che la figlia sia l'unica in grado di unire tutti i movimenti nazionalistici, tra i quali la Lega, per realizzare un modello diverso di Europa che chiuda le frontiere all'immigrazione. I movimenti di cui fa parte anche la Lega, infatti Le Pen ha parlato di Matteo Salvini, atteso ospite del congresso. È l'artefice dell'evoluzione del suo partito, ha detto, ha capito che doveva abbandonare l'utopia padana e creare un movimento nazionale come il nostro. Apprezzamenti condivisi da Marine Le Pen, che si è detta addirittura in estasi davanti all'energia del leader leghista, uomo dalla straordinaria capacità di lavorare e convincere, che potrebbe essere anche il premier italiano. Ma per la battaglia per la presidenza sta scaldando i muscoli anche Nicolas Sarkozy. L'ex presidente è stato accolto da un bagno di folla al seggio dove si è recato per l'elezione del nuovo presidente del suo partito, l'UMP. Spera che, battendo il principale avversario, Bruno Le Maire, si apra la strada per tornare ad abitare all'Eliseo, proprio quel palazzo dove i suoi fedelissimi hanno immortalato Hollande con Joly Gayet. Le foto sono finite di nuovo in prima pagina sui giornali francesi, ma gli autori della paparazzata, personale assunto da Sarkozy all'Eliseo, sono stati subito identificati e trasferiti lontano dagli appartamenti presidenziali. Resta da capire quanto davvero possano interessare le colazioni di Hollande e della sua nuova fiamma nei giardini dell'Eliseo ai 3,5 milioni di francesi senza lavoro e a tutto il paese che, come l'Italia, a marzo dovrà di nuovo affrontare l'esame finale di Bruxelles. L'Egitto cancella la sua primavera di rivolte. Con una sentenza clamorosa, la Corte d'Assise del Cairo ha infatti prosciolto l'ex Rais Mubarak per le vittime del 2011. L'ex presidente egiziano non è colpevole della morte di ben 239 manifestanti durante la rivolta di piazza Tahrir. È stata una notte di proteste, con scontri in strada e almeno una settantina di arresti, quella che si è appena conclusa a El Cairo, in Egitto. Secondo testimoni, la polizia ha sparato prima lacrimogeni, poi pallottole vere contro la folla. Ma il governo ha smentito la morte di un dimostrante, annunciata in prima serata dalla televisione del Qatar, Al Jazeera. Ad infiammare gli animi è stata la sentenza con cui ieri la Corte d'Assise ha prosciolto Hosni Mubarak dall'accusa di aver ordinato di sparare contro i manifestanti di piazza Tahrir durante l'inizio della rivolta del 2011. Proprio intorno a quella piazza, simbolo in cui 3 anni fa esplose la violenza tra i sostenitori dell'allora presidente dell'Egitto e gli oppositori del regime, i Fratelli Musulmani, si sono dati appuntamento per contestare la decisione dei giudici. Nell'agosto del 2013 la Cassazione ha annullato la condanna all'ergastolo dell'86enne ex Rais per aver provocato la morte di 239 manifestanti durante le proteste antigovernative del gennaio 2011. Dopo 30 anni di potere incontrastato, dunque, le proteste di piazza Tahrir hanno costretto Mubarak a dimettersi. Ma le speranze di democrazia alimentate dalla cosiddetta primavera araba sono tramontate quasi subito per l'inadeguatezza politica dei Fratelli Musulmani, del presidente Morsi poi deposto, e per il pugno duro del regime militare che ha imposto al-Sisi alla guida dell'Egitto. Assolto ieri anche dalle accuse di corruzione, il vecchio leone Hosni Mubarak è tornato nell'ospedale Mahdi, dove sconta la pena a 3 anni per sottrazione di fondi pubblici destinati ai restauri del palazzo presidenziale. Finalmente il verdetto ha provato che non ho commesso reati, ha commentato a caldo. Me l'aspettavo, non ho mai dato ordine di sparare. Andiamo negli Stati Uniti per il caso Ferguson, perché si è dimesso l'agente che era stato accusato di aver ucciso ad agosto un 18enne afroamericano disarmato. 5 giorni fa il grand jury lo aveva prosciolto dalle accuse, una sentenza che aveva innescato una serie di movimenti di protesta. Ebbene, oggi Wilson si è dimesso con una lettera in cui sostiene che se continuasse a fare l'agente potrebbe mettere a rischio la polizia e i residenti di Ferguson. In un'intervista alla rete ABC Wilson si è comunque difeso ancora una volta, sostenendo che quel giorno, quando ha ucciso il ragazzo afroamericano, aveva
fatto solo il suo dovere. E veniamo allo sport, al calcio, vittoria del Sassuolo e pareggio tra Chievo e Lazio negli anticipi della 13ª giornata di campionato, e oggi scendono in campo Juventus e Roma, attese da due difficili impegni. Rimonta e record. Il Sassuolo conquista il 7º risultato utile di fila, come soltanto nell'anno della promozione in A, e aggancia Milan e Udinese al provvisorio 7º posto. A Reggio Emilia i neroverdi vanno sotto contro il Verona, ma la rete del greco Moras non basta alla squadra di Mandorlini, che si fa prima raggiungere e poi superare dai gol di Sansone e Taider. 0-0 invece nell'altro anticipo tra il Chievo e la Lazio, che torna a fare punti dopo i KO consecutivi con Empoli e Juventus. Per la capolista è la domenica della stracittadina e Allegri evita di cadere nella trappola delle statistiche. Da 19 anni il Torino non batte la Juventus e dal 2002 non le segna un gol. Ma il derby è un mondo a parte nel quale i valori si annullano, avverte il tecnico dei bianconeri, allontanando pericolose illusioni. Siamo 0-0 e quindi domani per vincere la partita bisogna giocare una partita, un'ottima partita. Non partiamo sconfitti, replica il capitano dei Granata Moretti, un ex bianconero come Quagliarella che vuole farsi rimpiangere dalla sua vecchia squadra impegnata con la Roma nella corsa a scudetto. I giallorossi affrontano l'Inter all'Olimpico, dove finora hanno sempre vinto senza subire neppure una rete. Garcia punge la Juve, sappiamo tutti perché ha 3 punti in più e inquadra così i nerazzurri. So che è una squadra che è veramente della qualità, ma con tutte le squadre anche noi ha anche dei punti un po' più deboli, e noi dobbiamo sfruttare questa cosa facendo una grande gara. Mancini invece riconosce la superiorità della Roma, ma scommette sui suoi giocatori. Disputeremo un match da grande squadra, dice, come nel DNA dell'Inter. Il fatto di essere l'Inter conta, non la Roma. Può essere davanti in classifica, ma noi siamo sempre l'Inter, quindi l'Inter deve avere una mentalità di andarci a giocare sempre la partita, anche rischiando di perderla. Chiudono il quadro della 13ª giornata, Cagliari-Fiorentina, Cesena-Genoa, Empoli-Atalanta, Milan-Udinese, Palermo-Parma e Sampdoria-Napoli di domani sera. Ed è tutto per oggi, potete continuare a consultare il nostro sito per le principali notizie, tra poco invece Paolo Sottocorona vi aggiornerà sul tempo e poi ci sarà il dibattito di Omnibus condotto da Alessandra Sardoni. Dunque buon proseguimento di giornata, buona domenica a tutti voi.